È stato presentato il nuovo consiglio di amministrazione della SASI, presieduto da Gianfranco Basterebbe, che nel triennio sarà affiancato da Mayra Roberti e Corrado Varrati, la prima 26enne laureata in biologia, il secondo vice sindaco del comune di Gamberale. Il presidente Basterebbe ha anche illustrato il programma di un convegno sul tema degli appalti pubblici in programma il prossimo 17 maggio, mentre sui progetti e i programmi si è soffermato il direttore generale Giorgio Marone, facendo il punto sui finanziamenti del Masterplan, in particolare in relazione al problema annoso delle perdite idriche. Sul master plan idrico ci saranno interventi importanti sull'area di Vasto e San Salvo per la ricerca perdite, sono circa 3 milioni e 100 mila euro, e in più dei cosiddetti rilanci, che sono appunto impianti di sollevamento che permetteranno di aumentare, come dire, la pressione in determinate reti di distribuzione per poter garantire una distribuzione appunto dell'acqua più consona alle attuali normative sostanzialmente. In queste settimane il presidente e l'ufficio commerciale della SASI sono alle prese anche con un'altra questione piuttosto delicata, la mancata consegna delle fatture da parte della ditta che avrebbe dovuto svolgere questo compito, che sta creando problemi, ma abbiamo, ha detto Basterebbe, già messo in atto tutte le azioni per mettere fine agli inconvenienti. Intanto gli utenti, per qualunque chiarimento o informazione, possono rivolgersi ai nostri uffici oppure chiamare il numero verde.